ci troviamo a Buda. Voi direte: Buda? Cos'è Buda? Allora, Buda è una parte di Budapest. Inizialmente erano tre città, soltanto che poi furono assolutamente accorpate perché si sentiva proprio la necessità di essere unica città. Le città erano Buda, Pest e Ubuda. In questo momento ci troviamo a Buda, nella parte più, diciamo, antica della città, quindi nel centro storico della città. La città è divisa in grandissimi quartieri. Qui praticamente ci troviamo davanti al Ponte delle Catene, che nel 1849 venne costruito da un conte che si chiama Isvan qualcosa, un nome impronunciabile fondamentalmente, perché lui praticamente voleva andare dall'altra parte della città, ovvero a Pest, a salutare il papà che stava per morire. E non c'erano dei collegamenti, se non appunto, come vedete, il Danubio offriva questa possibilità di avere dei collegamenti in chiatte. Però in quel momento non c'erano dei collegamenti, allora lui non riusciva a passare dall'altro lato e ci mise 7 giorni ad arrivare dall'altra parte della città. Quindi decise di costruire questo meraviglioso ponte, dove possiamo vedere delle bellissime statue di leoni ad accoglierci. Andiamo a vedere il ponte, venite con noi. Always come when I need you, you know I'll be there for you. Where are you now? Where are you now? Always try my best for you. You just know it is true. Where are we now? Siamo appena arrivati a Piazza Clark. Questa qui è Piazza Clark e praticamente qui c'è la funicolare che si chiama Ciclo, è stata costruita nel 1870 e ci permetterà di arrivare su in collina e quindi faremo un sacco di giri. Restate con noi. Siamo appena salite sulla funicolare e ci siamo messi al primo posto. È molto molto bella e si vede che è molto antica. E adesso, grazie alla funicolare, arriviamo su in collina. Allora, siamo appena arrivati a Palazzo Reale, eccolo qua. Una volta scesi dal ciclo ve lo ritrovate praticamente immediatamente. In pratica ci sono quelle scale che vi abbiamo fatto vedere prima, un panorama meraviglioso. E questa qua è la parte vecchia della città. Il palazzo praticamente è stato comunque costruito nel Medioevo, però successivamente è stato distrutto totalmente dai turchi. E poi, grazie a Mattia Corvino, ha avuto un bellissimo periodo nel regno di Mattia. Successivamente gli Asburgo l'hanno ristrutturato. Come potete vedere, ha comunque delle note rinascimentali. Anche i colori sono prettamente rinascimentali. E adesso
ci spostiamo e arriviamo fino alla porta di Vienna, che praticamente è fatta di mura difensive della città, perché ricordiamoci che comunque la città vecchia è una città a parte, medievale, quindi noi siamo sulla parte di Buda. Spostandoci poi dall'altro lato vi faremo vedere anche Pest, però adesso ci concentriamo moltissimo sul borgo, perché comunque effettivamente dà un po' l'impressione che praticamente siamo in un borgo a parte. E secondo me questa qua è una delle cose più belle di Budapest, che ogni volta mi dice voglio tornare, perché comunque non riesci mai a vederla tutta.